Buongiorno a tutti, sono Iana94, questo è il mio canale e oggi abbiamo un video per la Royal Session. Allora, questo video poteva essere integrato a uno che sto preparando, però siccome l'argomento, diciamo, merita una parte a sé, ho deciso di fare così. L'altro video comunque non ne sarebbe stato influenzato perché è un avvenimento abbastanza lontano nel tempo di cui parleremo, però in qualche modo il collegamento c'è. È una vicenda poco nota, ma che compare sempre, ossia compare come accessorio, appendice, cameo nei prodotti che riguardano questo periodo, il 500. Perché una vicenda così bizzarra, così apparentemente fuori contesto, che non si sa mai come inserirlo e come trattarlo, eppure è per certi aspetti romantica, è sempre uscita da un romanzo dell'Ottocento, e dico tutto. Infatti, Dumas, nella Reine Margot, ne parla, dedica un capitolo intero a questa vicenda, proprio perché si confà molto bene al suo gusto e al gusto dei suoi lettori. Quindi oggi parleremo di Marie Touchet e Carlo IX. Cominciamo. Allora, 1569. La Francia è sconvolta dalle guerre di religione e il giovane re ha malapena 19 anni. Durante un viaggio della corona, perché ricordiamo che fino a Versailles, ossia fino al 1684, la monarchia francese non è stabile, è itinerante. Di fatto è vero che la capitale è Parigi, ma la corte ha l'impegno di dover viaggiare per tutto il paese e, specialmente durante il Grand Tour deciso da Caterina de' Medici, la corte ha davvero viaggiato per tutto il paese, e vuol dire tanto all'epoca, infatti il viaggio dura 2 anni. Comunque, sono anni di guerra, quindi è opportuno che il re si faccia vedere. E è a Lione che Carlo, il quale ormai già da 2 anni ha cominciato, diciamo, a fare l'uomo, dopo anni di ritrosie e di timori verso l'universo femminile a 17 anni, a causa di alcuni pettegolezzi di parte ugonota che lo volevano omosessuale, ha deciso di dimostrare ai suoi sudditi che lui gay non è. E ha cominciato ad abbordare ogni donna che gli passa davanti, per la felicità delle dame francesi. Però non ne ha scelta una ufficialmente, non ha, diciamo, una favorita al momento. E a Lione che conosce quella che potremmo definire il grande amore della sua vita, Marie Touchet. Marie è di appena un anno più grande, è del 1549, Carlo è del 1550, insomma sono quasi coetanei, e viene dalla piccolissima nobiltà. Suo padre infatti è un funzionario presso la municipalità di Lione e Carlo la nota per caso nel corteo reale. Ne è così preso che il giorno stesso insiste perché possa conoscerla e narrano alcune fonti, il giorno e la notte stessa la vuole nel suo letto. Che sia vero o che non sia vero, quando il corteo reale lascia Lione, c'è una nuova giunta, Marie Touchet. E Carlo, per salvare le forme, chiede alla sorella Margherita di accogliere Maria tra le sue damigelle d'onore. Margherita di Valois accetta anche perché ha vecchio costume che le amanti del re finiscano tra le dame o della regina madre o della regina stessa o anche, diciamo, delle varie donne della famiglia reale, in questo caso Margherita. Non è strano. Luisa di Savoia aveva trasformato, diciamo, la sua corte in una specie di bordello, mettiamola così, per il figlio Francesco I. Era anche un modo per controllarlo. Caterina de' Medici, una volta divenuta regina madre, sarebbe servita di queste donne per ottenere informazioni, il famoso squadrone volante. Ricordiamo che Luigi XIV scelse le sue amanti proprio tra le dame di sua moglie, Maria Teresa, e una famosa eccezione con Luis della Vallée tra le dame di sua cognata. Luigi XV fece entrare Madame de Pompadour tra le dame della regina con un ruolo più onorifico che altro, e così via. Insomma, era normale, si sapeva, le ragazze dal 400 fino
al secondo impero, mettiamola così, quelle francesi specialmente, nascono con l'ambizione di diventare l'amante del re, diceva un vecchio detto. Quindi questa faccenda non insospettisce nessuno. La regina madre, Caterina de' Medici, non si preoccupa. Marie Touché, infatti, viene da una famiglia modestissima, non è entrata a corte, non conosce nessuno e dubita che possa avere una vera influenza sul figlio. C'è un problema, mettiamola così. Ossia, Marie è di fede ugonotta. E secondo alcuni, specialmente nell'Ottocento, Marie avrebbe influenzato Carlo IX in funzione pro-ugonotta e aiutando ad entrare in contatto con Coligny. Può essere, ma bisogna tenere conto di un'altra cosa. Carlo IX, pur essendo, diciamo, un cattolico, molto cattolico, era circondato già da prima di conoscere Marie di Ugonotti. Ugonotta era la sua amata nutrice, la nonna, che è il mio dio di Enne. Di fatto, Enne era più che una nutrice, un surrogato della figura materna per Carlo IX, ed era anche lei di fede ugonotta. Quindi, obiettivamente, tra una fidanzatina appena conosciuta e una donna che ti ha fatto da madre, è evidente che tu sei più portato a fidarti di lei che non della fidanzatina nuova. Anche perché Caterina de' Medici sottovalutò sempre la possibile influenza che avrebbe avuto una nonna, che invece, al di là di tutto, conosceva tutti i più famosi ugonotti di Francia. Sembra strano, ma il ruolo di nutrice del re era uno dei ruoli che quasi sempre finivano in mano a donne, diciamo, del popolo, che acquisivano un'importanza enorme, più a livello emotivo, sentimentale, che non strettamente politico. Questo va detto. Tra l'altro, Marie non sembra avere, diciamo, un grande interesse per la politica o per altro. Anzi, poco dopo chiede al re se possono stare da soli. Lei non ama quel mondo, non ama gli intrighi di corte, non ama le congiure, non ama le fazioni. No, lei vuole stare con Carlo e basta. Come verrà fatto notare da molti commentatori, anche quando Carlo IX si sposerà, la regina chiama il re Vostra Maestà, Marie Touché chiama il re Carlo. Insomma, lei ha un livello di confidenza e di intimità tale che si permette di chiamarlo con il suo nome e la cosa viene accettata. Carlo, quindi, inizialmente la manda da sua zia Margherita di Valois in Savoia. Sì, è vero, il nome Margherita negli ultimi Valois è un nome che ritorna. Margherita di Valois, regina di Navarra, la sorella di Francesco I, Margherita di Valois, duchessa di Savoia, sorella di Enrico II e quindi figlia di Francesco I, che molto probabilmente ha scelto il nome anche per rispetto verso questa sua grande sorella che lui ammirava molto, e infine Margherita di Valois, regina di Navarra, detta Margot, ma se è Margot come la chiamava Carlo, che è quella più nota e che probabilmente prese il nome sia dalla zia che dalla prozia. Succedeva all'epoca. È tutta una grande confusione con i nomi. Comunque, per qualche tempo Marie rimane in Savoia, poi ritorna e Carlo le trova un'abitazione vicino il Louvre e la sistema lì e ogni notte la va a trovare. Quando Marie rimane incinta viene sposata con discrezione ad Amboise. Anche perché all'epoca Amboise non è esattamente un luogo molto ameno o che piace molto a Carlo, quindi la corte lo evita. Molto meglio Blois, viene detto, che è molto più, diciamo, sicuro. Approfittando di quella pausa, Caterina de' Medici porta avanti le trattative e le termina con gli Asburgo d'Austria, perché una arciduchessa austriaca possa diventare regina di Francia sposando Carlo. La prescelta è Elisabetta d'Asburgo e Carlo, quando ne vede il suo ritratto, beh, ne resta piacevolmente colpito. Anche Marie chiede di poter vedere il ritratto e, saputo che a Carlo è piaciuto, si preoccupa. Bene, Carlo IX ed Elisabetta d'Asburgo si sposano, ma Elisabetta è troppo, non voglio dire tedesca, ma è molto spagnola.
Sua madre è stata un'infanta di Spagna e quindi ha una religiosità molto dura, molto intransigente, molto bigotta, oscurantista, e lei l'ha ereditata. Suo padre, Massimiliano, invece è molto più tollerante, molto più sciallo sull'argomento. Ed è il motivo per cui, diciamo, Elisabetta e i suoi fratelli sono cresciuti più con la madre che con il padre, che d'altronde ha altri problemi. Quindi, nel vedere la corte francese, dove tutto viene preso in maniera molto più tranquilla, molto più l'allero per certi aspetti, lascia Elisabetta d'Asburgo interdetta. Parla pochissimo il francese, quindi lei e Carlo poco si intendono. Certo, passano la notte insieme e nasce una bambina, Maria Elisabetta, che morirà a 5 anni. Ma comunque il matrimonio di base non funziona. Carlo prova a coinvolgerla in alcune attività della corte, ma Elisabetta non le capisce, non fanno per lei. Lei è una ragazza molto religiosa, molto devota. Partecipa certo ai balli, alle cerimonie di corte, ma diciamo è quella persona che sta rigida e che rovina la festa a tutti. Quindi, dopo un po', se la regina o meno ci sia, non importa a nessuno. Anche perché Elisabetta non riesce, diciamo, a conquistarsi un suo posto politico, non quando siamo negli anni in cui la personalità strabordante e potente, accentatrice da Caterina dei Medici sovrasta tutto. Di fatto le regine che sposeranno i suoi figli non riusciranno mai ad emergere. Louis de Valemont ci proverà, non ci riuscirà proprio, ed Elisabetta nemmeno ci prova. Quindi su tutta la corte regna la regina madre ed Elisabetta, diciamo, viene lasciata un po' in disparte. Certo, ha una figlia, ma il suo scopo non era quello, era avere un figlio maschio. Impresa in cui è riuscita Marie, infatti, ha avuto un figlio che viene chiamato Carlo, detto all'epoca il bastardo di Valois. Lo so, un termine un po' brutto, ma all'epoca si utilizzava. Marie, tornata velocemente a corte per, diciamo, contro la Ridanni, vede Elisabetta e leggenda vuole che abbia detto, diciamo, comunque da damigella di Margherita, perché ufficialmente lei era ancora damigella della principessa Margherita, la tedesca non mi fa paura. E infatti, poco dopo, Carlo torna tranquillamente da lei, passa quasi ogni notte da lei. Diciamo che con Marie Carlo ha una sua intimità, ha una sua quotidianità. Gli piace giocare al borghese, di fatto è come se fossero una famiglia con una casa tranquilla, il marito che torna dal lavoro, un bambino, una moglie. Lui adora moltissimo questa vita tranquilla, è quella che per certi aspetti sarebbe piaciuto avere. E un giorno presenta a Marie una frase piuttosto strana che dice: Je charme tout. Quando Marie gli chiede cosa voglia dire, Carlo risponde che è l'anagramma del suo nome, Marie Touchet. Infatti, Touchet si scrive Touchet. Siamo in un'epoca in cui la I può essere tranquillamente trasformata in J, quindi diciamo che come anagramma funziona oggi non funzionerebbe più, però all'epoca funziona. E Marie è così entusiasta di questa cosa che lo assumerà proprio come suo motto personale. Non è che conta nulla, perché diciamolo, Marie a corte vale zero, esattamente come la regina Elisabetta, ma ha un profondo significato sentimentale per lei. Infatti, quando Carlo IX nel 1575 muore, chi si disperà di più? È Marie. Elisabetta, dopo un po', torna tranquilla in Austria e abbandona sua figlia che morirà poco dopo, quindi non è che ci fosse questo tanto pensiero emotivo, comunque sentimento che lo unisse al marito. Marie fa passare 4 anni di lutto, 4 anni, e poi si sposa. Anche questo è piuttosto strano. Solitamente, infatti, quando un amante del re restava incinta, le si trovava subito un marito per, diciamo, salvare la forma. Però Carlo non ha voluto, lui ama Marie. Vuole stare con lei e di questi, diciamo, stratagemmi non vuole sentir parlare. Ha allontanato Marie da corte anche perché non vuole che venga sfruttata dalle fazioni e non vuole nemmeno sfruttarla in questo caso. E a Marie sta bene così. Di fatto sarà lei quella che vivrà il lutto, il vero lutto per Carlo IX, probabilmente l'unica.
Caterina de' Medici le accorda una pensione perché comunque è stata l'amante di suo figlio e la madre dell'unico nipote che le ha potuto conoscere. Ma di più no. E nel 79 Marie sposa François d'Entrangues de Balzac, che all'epoca è governatore d'Orléans. Passano nobiltà anche lui e la coppia avrà due figlie. Esatto. Marie Charlotte e Henriette. Henriette d'Entrangues de Balzac, l'amante di Enrico IV. Per questo ho detto che il video comunque si collegava ad un altro video, ma non così tanto. Marie, infatti, nella storia non ricomparirà, si accontenterà di essere, diciamo, la moglie di François de Balzac, la madre delle sue figlie. Tornerà brevemente in azione quando nel 1589 Caterina de' Medici lascerà gran parte della sua eredità al suo figlio Carlo, che riceve il titolo di Duca d'Auvergne. È un modo per legittimare il ragazzo, diciamo. Carlo d'Auvergne comunque avrà una lunga vita, il che è strano per un Valois, diciamo anche questo. Morirà infatti solamente nel 1650, a 77 anni, che già per l'epoca era un'età ragguardevole. Se poi pensiamo ai Valois, che sono tutti morti entro i 30-40, è un'età ancora più ragguardevole. Si terrà sempre a far sapere che lui è figlio di re e sarà proprio per questo autorizzato sia da Enrico IV che da Luigi XIII e da Luigi XIV a battere moneta con la propria effigie. Diciamo è un permesso così che viene dato, ma non ha effettivamente valore. Carlo, a differenza della madre, sarà noto anche per aver intrigato con le sorellastre. Ricordiamo che Henriette è diventata amante di Enrico IV grazie a quella famosa promessa. Bene. Nel suo successivo complotto del 1606, anche Carlo d'Auvergne farà la sua parte assieme al padre, anche lui verrà debitamente incarcerato. E sarà l'unica occasione in cui Marie tornerà sulle scene, dopo aver accettato il piano del fratello, del marito e delle figlie di spingere Henriette nel letto di Enrico IV, che lei comunque conosce. Ossia, sarà il suo scopo quello di implorare pietà per la sua famiglia. E detto questo, nulla si risentirà, si trasferirà a Parigi in pianta stabile in un hotel particulier nei pressi di Place des Vosges. Non si capisce qua bene quale perché, diciamo, nelle fonti che ho consultato, ognuna mi indica un posto diverso, quindi sappiamo solo che è attorno. E morirà nel 1634, che ancora sia una bella età ragguardevole per l'epoca, ricordiamo anche questo. Come già detto, Marie è un personaggio che compare. Compare sia nel biopic su Enrico IV, compare nelle versioni della Reine Margot di Alexandre Dumas, che le dedica il 34° capitolo, e principalmente in quella di Chéreux, dove vediamo la nascita dell'anagramma, sebbene sia precedente. Quindi sì, è un personaggio che comunque compare, ha avuto il suo peso in quegli anni, ma ricordiamoci, c'è sempre una personalità strabordante, larger than life, mettiamola così all'americana, possessiva, diciamo politicamente, sentimentalmente, anche umanamente, di Caterina de' Medici, quindi Marie, poi anche Maria di Clèves, Elisabetta d'Asburgo, Louis de Vaudemont, la stessa Margot, non riescono ad emergere quanto vorrebbero. Certo, Margherita ci riuscirà, però anche lei pagherà a caro prezzo questo fatto. Marie Touché non ci prova nemmeno, non ne avrebbe dei vantaggi, ricordiamo che è ugonotta, ma non ha influenzato Carlo IX, anche perché c'erano altre personalità ugonotte a corte che avevano i mezzi e le conoscenze per poterle influenzare al massimo, potrebbe aver consigliato più clemenza e più attenzione ai sudditi ugonotti, di più è raro, visto il fatto che appunto non aveva entrature, non era nessuna corte, però era importantissima per il re, questo va detto. Ma non è con l'importanza sentimentale che la politica cambia. Comunque, per questo video mi sono servita di principalmente queste tre fonti. Allora, Jeanne Hourier, Caterina de' Medici, lo so, questo è di parte, molto di parte, tende a reabilitare solamente Caterina, Carlo IX
ed Enrico III e demonizza Margot, Francia da insomma, per il momento qui non ci interessava. Poi Marcello Vannucci, Caterina e Maria de' Medici, regina di Francia, infine Simone Berthier. Direi che quindi che questo è tutto. Penso che davvero non sia altro da aggiungere. Non so se meriterebbe, diciamo, un film, una serie TV, ma di sicuro un episodio sì. Quindi, siccome The Serpent Queen è stato rinnovato, speriamo in quello. Anche se non so cosa potrebbe venire fuori. Direi quindi che questo è tutto. Per il testo della Bertie, devo dire che negli anni mi si sta un po' sfaldando. Quindi, diciamo che c'è, ma non posso mostrarlo proprio per questo motivo. Questo davvero è tutto e alla prossima qua, mi chiami. Au revoir.